pensava, ma soprattutto al mio amico Antonio Di Marco. Una serata di sport vissuta attraverso un confronto amichevole e positivo fra chi pratica e gestisce le varie discipline e chi quotidianamente le racconta. Così la testata giornalistica sportiva di Telemolise ha presentato il calendario 2013 che raccoglie immagini scattate durante le varie attività di redazione e nello svolgimento delle trasmissioni di punta del settore sport come quelle domenicali. Un lavoro impegnativo svolto con passione dalla squadra, per dirla in gergo sportivo, capitanata da Antonio Di Lallo. Sottolineerei ancora una volta questo fatto della grande famiglia, perché ho visto anche gente che magari non vedi tutti i giorni, però quando c'è il richiamo comunque di un appuntamento, di un impegno, li rivedi e quindi è la più grande gratificazione per noi, perché significa che quello che facciamo tutti i fine settimana e tutti i giorni con il TG Sport non resta un percorso vuoto, non resta un fatto formale, ma è un fatto che invece solidifica sostanziali amicizie, e questa è la più grande soddisfazione. Alla presentazione del calendario nella sala dell'Hotel San Giorgio di Campobasso hanno partecipato tante personalità del mondo sportivo in rappresentanza di squadre, federazioni e discipline, ma anche autorità come il presidente della provincia De Matteis e il sindaco di Campobasso Di Bartolomeo. L'editore di Telemolise, Quintino Pallante, ha ribadito l'impegno dell'emittente a seguire in maniera sempre più capillare e tecnologicamente avanzata l'affascinante universo dello sport. Attività impegnativa che tutte le domeniche occupa la nostra redazione sportiva. Sono tantissimi ragazzi che ci mettono tanta passione e che cercano di dare informazione minuto per minuto di ciò che accade nel calcio e in tutti gli altri sport della nostra regione. Ci siamo dati parecchio da fare nella tecnologia, abbiamo aggiunto tantissime cose, la moviola, la moviola digitale, il touchscreen, le dirette, dirette anche da fuori regione. Ci sono anche delle nuove cose che faremo nel 2013 che insomma ben presto noterete. C'è un grandissimo impegno da parte nostra in questo, per migliorare sia la parte tecnologica che la parte informativa in generale della televisione e quindi anche della redazione sportiva.